Nell'ultima uscita casalinga di questo 2014, Lanzio Lavinio vuole chiudere in bellezza e confermarsi in zona playoff. Non è nelle condizioni di poter fare regali natalizi la Connet Calcio a 5, che ha assoluto bisogno di punti per tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica. Dal campo sportivo di Anzio, un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi, mentre adesso inizia la partita con la formazione ospite che adesso ci prova con Cavallin. Ancora Parisella, il tiro di Parisella pericolosissimo. Sta pazientando molto Lanzio Lavinio per trovare il giusto guizzo tiro che viene parato da Di Mario da parte di Simone Moncada. Adesso ha nuovamente messo in moto i suoi. Il sinistro, il gol, arriva l'1-0 da parte della formazione di Lanzio Lavinio. Ha segnato Simone Moncada, poi però c'è stato soltanto Lanzio Lavinio. Il tiro, grande parata effettuata da Di Mario. Tiro da parte di Sanna e c'è stata una deviazione proprio all'ultimo, provvidenziale da parte di Daniele Moncada. Può ripartire Lanzio Lavinio. Clavari avvia questa ripartenza, Musilli che calcia in bocca al portiere Di Mario. Sbaglia ancora Daniele Moncada, non sta giocando una grandissima partita, è il numero 10 di Lanzio Lavinio. Tiro e parata da parte di Lograsso. Sta sicuramente disputando una buona gara. Adesso c'è però Lanzio Lavinio che ha la possibilità di raddoppiare. Il tiro da parte di Musilli. De Marco che è riuscito a riconquistare il pallone, ha ricevuto nuovamente il pallone dal proprio compagno di squadra Musilli. Ancora il tiro e la parata miracolosa da parte di Di Mario. Si riparte dall'1-0, adesso c'è subito una grande chance e il gol praticamente dopo 5 secondi da parte di Musilli. Tutt'altro adesso per la Connet, sicuramente le cose si complicano, anche se c'è Parisella che prova con questo destro. Ancora Daniele Moncada per Clavari e poi c'è il tiro che viene ribattuto. Ancora Lanzio Lavinio con questa bella combinazione che viene nuovamente sventata da Di Mario. Musilli 1-2 con Clavari. Clavari, tiro di Clavari, palo, pallone che entra lentamente. Bella azione questa volta da parte di Lanzio Lavinio. Ha segnato Clavari il gol del 3-0. Un po' in difficoltà, attenzione perché c'è Clavari che strappa questo pallone. Musilli, il tiro di Musilli ribattuto. Poi c'è Origlia, tiro al bersaglio adesso da parte di Lanzio Lavinio che prova nuovamente con Musilli. Difficilissimo compito di riaprire una partita che sembra abbastanza chiusa. 3 gol di differenza, ci prova comunque Parisella, il suo destro insidioso. Giocano di prima il pallone quelli di Lanzio Lavinio che però adesso lo perdono per l'intervento di Parisella. Si accentra Parisella, si mette in proprio e colpisce una traversa. Conduce questa azione Cavallin, cede il pallone a Carfagna e poi un'altra conclusione a colpo sicuro di Pietricola. Ma che parata ha fatto, una doppia parata da parte di Milani, incredibile. Anastasi, stanno facendo fatica i giocatori di Lanzio Lavinio adesso su questa pressione, ancora un miracolo, ma cosa ha parato? Parte Simone Moncada, rincorsa, tiro e parata di Mario che viene adesso calciato da Simone Moncada. Vediamo se riuscirà a segnare il tiro e il palo da parte di Simone Moncada. Adesso Lanzio Lavinio una buona chance di ripartire 2-1 e finisce dunque il match a sorpresa perché il minuto di recupero non è stato concesso. Vince Lanzio Lavinio 3-0, secondo pronostico, partita sicuramente spigolosa, ma alla fine dobbiamo dire che la formazione di casa ha fatto qualcosa in più e ha vinto meritatamente questa sfida. È tutto, da Enrico Pasquali Coluzzi un cordiale e buonasera e a risentirci ai prossimi impegni con il calcio a 5.